Io credo che parlare con gente e comunque che, come ci dicono anche i nostri genitori, ha più esperienza di noi sia molto importante perché ti insegnano dalle loro storie, dai loro errori anche. Ho comprato, era una cosa grande, il tornio e la saldatrice. E lassù non c'era né l'acqua, neanche la luce. La luce c'era il lume a petrolio. Quindi il 58 Quanto sono arriva. venuta a abitare qua a San Domenico, che c'era sia l'acqua, la cannella giù la stalla, e la luce in cucina. Insomma, dopo piano piano babbo ha comprato una radio e pareva adesso in paradiso perché c'avevi tutto. Mancava più niente, nonostante che era dura. Che magari la vita per loro non è stata sempre facile, però si andava avanti. Invece noi adesso, per esempio, qualsiasi problema ci abbiamo, ci sembra una tragedia. Cosa ti ha raccontato di quel lavoro? Che era molto faticoso, che mia nonna non ha potuto finire gli studi perché doveva lavorare e badare i fratelli. E è stata una cosa molto difficile, lei rimpiange il fatto di non essere potuta andare a scuola. Si è cominciato a venire fuori dal 62 i riscaldamenti. Ha cominciato a fare gli impianti di riscaldamento per fare questo impianto. Allora con la piegatrice, con la cosa, e eravamo un po' del mestiere, anche i portare l'acqua da Sassoferrato, Arcevia, da qui, da Colla, Prico, a fare gli impianti Acquedotti. negli acquedotti, a fare gli acquedotti. La mia famiglia, i genitori di Babbo, lavoravano nelle campagne e mi ha raccontato questa storia, come funzionavano una volta le lavorazioni nei campi. Nonna aveva 12 fratelli e vivevano con poco. E mi raccontava che chi si svegliava prima la mattina poteva mettere le scarpe, e era l'unico paio di scarpe che avevano. Che cosa, o magari vista la situazione d'oggi, pensare seriamente di andare all'estero? Il lavoro c'era perché i campi erano tutti filoni, file di adelvite. Se adesso un operaio faceva tetto di terra, che la volta 14-15 persone, stava in un fondo di 10 ettari, 15. Nelle esperienze lavorative in ambito di torneria mi sono trovato abbastanza bene, quindi potrebbe essere un futuro anche quello, no? Ti vedo bene anche quello. Sarebbe bello poter continuare, poter andare anch'io a lavorare nel campo, però capito, è molto, molto complicato come lavoro. Mi ha emozionato un po' quando ha preso il martello e ha cominciato a battere sull'incudine. Era un po' suggestiva come cosa perché, non so, mi ha fatto un'impressione strana. Poi, quando dovrai girare?